nata nel 1902 in un paesino francese. Marthe Robin è morta a 79 anni, nel 1981, nella casa paterna che non ha mai lasciato. Per 50 anni questa donna semplice e umile non ha mangiato né bevuto e ogni venerdì ha sofferto i dolori della passione di cui portava le stimmate. Soffrire insegna la carità, l'abbandono a Dio, il distacco. Soffrire insegna a vedere e a comprendere. Soffrire insegna ad alleviare, a compatire, a consolare quelli che soffrono. Amavo molto i malati e avrei valicato monti e valli se mi avessero lasciato fare per visitare un malato, non per curarlo, ma per amarlo. Il Signore rivela a Marte. Io gioco con i progetti degli uomini. La mia mano destra prepara dei miracoli e il mio nome sarà glorificato in tutto il mondo. Più la terra sarà ostile a tutto ciò che è soprannaturale, più io mi compiacerò di spezzare l'orgoglio degli empi. Il fatto sarà tanto più mirabile e straordinario. Al posto del trono della bestia saranno eretti due troni gloriosi, quello del Sacro Cuore di Gesù e quello del Cuore Immacolato di Maria. Si riconoscerà che né il potere umano, né i demoni, né il genio dell'industria metteranno fine alla guerra, ma questa non terminerà quando la riparazione sarà compiuta. Prendi coraggio, perché il regno di Dio si sta avvicinando. Inizierà con qualcosa di tanto improvviso quanto inaspettato. Iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella per non perdere i nuovi video.